Non chiedetemi il perché, ma sono diretto a Nizza. In realtà si vola a Monaco. Mi sembra così assurdo, è tutto così semplice. È un po' troppo, però va bene. Cosa potrebbe andare storto? Buongiorno a te. Mamma, com'è Imola? Signori, Monaco. Oh, nemmeno il tempo di uscire dalla stazione, che già abbiamo trovato un punto ipotetico dove poter scroccare la vista. Sono fiducioso perché dei punti della vista li abbiamo. Non siamo nemmeno arrivati. A noi tutto questo casino lo stiamo facendo perché l'obiettivo di questo viaggio è spendere il meno possibile e guardare il Gran Premio di Monaco. Si può fare? Magari ci cacciano da qua. Può essere, però intanto si vede. Allora, il biglietto l'ho preso. Il problema è che non riesco a capire dove devo andare per il Gate B. Non essendo mai stato a Monaco, non è proprio facile orientarsi. Poi, essendo tutte quante vie strette, è facile perdersi e fare salite inutili. E il fatto che sto andando contro mano, un po' contro tutti, non è che proprio mi fa ben sperare. Però vediamo, sto sudando. Ho l'outfit dedicato per Monaco. Niente di particolare. Però ho provato a fare qualcosa di alternativo. E lo sto macchiando di sudore. Mi sento un po' un infiltrato. Tutti che girano col Porsche, col Ferrari. E poi ci sono io che non ho neanche il biglietto. Sono tanti venerdì, poi sabato si vede. Non ho un posto dove alloggiare, non ho un posto dove dormire. Non so cosa mangiare, non so cosa fare. Ne sono convinto, questa è un'esperienza mistica. Altro cartello tribune B. Proseguendo dritto mi sa che ci siamo quasi. Siamo, questa è la mia tribuna, adesso saliamo. Allora, ne approfitto di questo momento di silenzio per dirvi che sono al casino di Monte Carlo, se non si fosse capito. Ha appena finito di girare Formula 3, adesso sto pulendo la pista. Gabriele Mini ha fatto un tempo spaziale. Mi godo questo posto perché domani non starò qui, domani starò in giro letteralmente. Abbiamo già spottato dei punti panoramici dove si può provare a vedere il Gran Premio. Sta passando la Williams, proprio lei, in tutta la sua bellezza. Si aspetta per la Formula 1. A Monaco essenzialmente l'unico problema è che tra Bulgari, Prada, Dior non c'è un posto dove posso mangiare. Che cosa vi mangiate voi? Le scarpe? Colore eccessiva, costosa, non è la macchina di Phil. Strano. Tantissima edizione del Gran Premio di Monaco, siamo pronti, una bellissima giornata, tutto è pronto. Sono 27 gradi nell'aria, quindi una fantastica sensazione per partire con questa ora di prove libere. Comunque la telecronaca in italiano mi ha spiazzato. Finite le prove libere numero 1, è stata una bella sessione di FP per essere comunque la prima a Monaco. Invece vedere 7 piloti concentrati in 6 decimi è fantastico. Vedere Norris che è ritornato, vedere Hamilton che è lì davanti, vedere che questo Mercedes B più o meno dovrebbe funzionare a quanto pare. Davvero sono super contento, l'unica cosa è che la sessione è finita prima. Alexander Albon ha deciso di lanciarla alla Sandevot, ma va bene. E adesso vado a cercare i miei coinquilini. È fantastico perché qui per andare da una parte all'altra nel circuito c'è l'ascensore. Confermato, vedere il Gran Premio scrocco. È possibile, abbiamo griglie di partenza, uscita dai box, un po' della Sandevot, abbiamo un po' delle piscine, un po' dell'ultima chicane. Per essere un posto a costo zero direi che la vista è più che ottima. Quindi noi domani ci accampiamo qua e nulla ci impedirà di vedere il Gran Premio. All the buttons on the steering wheel. Do you know how many they are as well? Has to be. They are too many, for sure. But did you see this with robotic car the first time they showed? It was quite difficult to control. This is very hectic. È una piccola Las Vegas, perché qua tutti quanti bevono, fumano e si divertono. Siamo di fretta. Come stai, Carlo? Figa. No, bella esperienza.
Vai, vai, vai. Hola, hi. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Oh. You run? Yeah. Yeah. Vediamo. Scusami. No, tranquillo. Ci vediamo domani. Va bene, parto la sera, tranquillo. Allora, seguendo Kimi, sorpresa improvvisa, ci siamo ritrovati dentro al paddock. Adesso, non penso dovremmo stare qua in questo momento. Però noi registriamo tutto, filmiamo tutto prima della galera. Sev. Comunque vi giuro che se vedo Carlos Sainz vi dico che domani fa la pole. Ciao Tony, bella. Piacere averti conosciuto. Thank you Oscar. No worries. E chi mi segue da tanto si ricorderà un video del canale dove sono salito su uno yacht. Forse l'unico modo che avete per risalire a questo video è andare nei primi della Formula 1, ricollegarvi alle playlist che sono in ogni elenco, quindi potete arrivarci e lì forse trovate quel video. Nei consigliati, nelle schermate finali, chi lo trova commentate. Super Fuchs. Super Fuchs. La stanchezza inizia a farsi sentire. Belle parole che ho detto su Mora come lo rimangio da adesso. Immagina fare il gioco. Cioè lui è un eroe. Quindi non possiamo andare di là, dobbiamo andare per forza di qua. Vado ragazzi, io sono stanchissimo. Voglio morire. No, è quasi mezz'ora. Ah ok, meno male, mancano solo 7 ore. Pure la mia nuova. Comunque presentarsi qui con un Audi significa essere poveri. Assurdo davvero. Farvi capire dove ci troviamo, io prima ero lì sopra, precisamente ero sotto le scale lì, adesso invece ci troviamo al casinò davanti a noi. In questo momento c'è una movita, manco fossero le 2, le 3. Ragazzi, stiamo andando in albergo, giusto? Ah, ok, grande. Ti ho visto panchina, sedie sopra. Andiamo un attimo a vedere. La situazione qui comincia a essere preoccupante. Sono l'una e un quarto, sto collassando, però abbiamo una fonte di energia. Però dobbiamo pedalare per fare i correnti. Capite, oltre al danno anche la pelle. Questa è la fanzone di notte. Solo contenuti esclusivi e di alta qualità. Iscrivetevi al canale. Forse riusciamo a trascorrere la notte, abbiamo montato una panchina. Il fatto è che ci stanno delle guardie là e non possiamo dormire sulle panchine. Questo ci limita un sacco. Mica ho deciso io di far spawnare lì le guardie. Ho trovato un altro spot interessante. Quella panchina lì, quelle panchine lì. L'unico problema che abbiamo è scomparsa. Ecco, allora stava una guardia lì, all'ingresso dell'hotel. Solo che adesso non c'è più. Coperti a sinistra, più o meno, muro davanti, panchina. Monaco, low cost. Si può fare. Un mio amico mi diceva... Un mio amico Dario, che saluto, diceva che bisogna essere antifragili. Dobbiamo cercare di modificare una situazione di stress a nostro favore, trovando lati positivi. Basta pensare che bisogna dormire nel letto. Possiamo dormire anche su una panchina nello stato più sicuro al mondo e non avere paura di essere derubati, ma di essere multati. Antifragilità. Ma Gabriele dove cazzo sta? Io dormo adesso. E poi dormi anche adesso. Arrivederci. Buongiorno. Ce l'abbiamo fatta, la notte è passata, più o meno sono le 5 e mezza e adesso ci stiamo preparando per tornare in pista. Forza Napoli.